Eccoci qui di nuovo in diretta, interferenza in radio dagli studi di Radio Tandem. Siamo qui nel momento, diciamo, cuore della nostra trasmissione, l'intervistone. Allora, abbiamo qui ospiti Sergio Previte dell'Officina Vispa, ben arrivato. Grazie. La dottoressa psicologa Morena, scusa, Lentini. Buonasera a tutti. E Gabriele Di Luca, editorialista, che si occupa appunto del tema di oggi che, diciamo, è la città che cura. Salve. Ben arrivati. Allora, partiamo direi a parlare principalmente anche come è nato questo tipo di, diciamo, di tua attività che porti questo libro qua. Quindi te ne occupi come editorialista, ma come nasce un po' questo? No, allora io più che di editorialista, prima di tutto me ne occupo in quanto lettore appassionato di tematiche relative all'eredità della psichiatria basagliana. Questo libro appare nella collana 180, delle edizioni Alfabeta, edizione Alfabeta Verlag di Merano, che ha questa collana che si chiama appunto 180, che ha pubblicato vari lavori. In particolare questo libro tratta un tema molto interessante, secondo me, che è quello delle micro aree, e poi spero che ne parleremo. Sì. Qualche mese fa l'autrice è Maria Grazia Adezza. È venuta a Merano insieme a suo marito Peppe Dell'Acqua, che è anche poi un po' l'architetto, uno degli architetti della collana, e hanno presentato sia il film che il libro, appunto, La città che cura. Io ero lì per scrivere un pezzo per Salto, e poi ho parlato una volta con Sergio, ci siamo trovati, ho detto: guarda, c'è questo progetto a Trieste che funziona molto bene, hanno lavorato molto sul concetto di microarea, e sarebbe interessante anche svilupparlo a Bolzano. E lui ha raccolto, soprattutto è lui che poi ha raccolto questo spunto, e ha detto: beh, allora rifacciamo una presentazione del libro anche a Bolzano e vediamo se cominciamo, diciamo, a tessere questa rete che potrebbe essere utile ai nostri figli. Diciamo, il fatto che sia molto, molto curioso e interessante, se ne trova la necessità, diciamo, di sviluppare un po' questo tipo di tematica sul territorio, diciamo. Assolutamente sì, la necessità è adesso già molto forte, e poi lo diventerà sempre di più, perché l'approccio basagliano, l'approccio che sta dietro, la filosofia che sta dietro iniziative di questo tipo, è quello della deistituzionalizzazione, per esempio, delle cure mediche. Allora, cosa significa? Significa che noi non possiamo più pensare di andare verso la vecchiaia, la malattia, contando soltanto sulle istituzioni classiche come l'ospedale, eccetera, perché molto spesso arriviamo là quando la situazione o è già compromessa o comunque quando presenterà dei costi molto alti. La scommessa è quella di creare degli ambienti, o creare nel nostro ambiente quelle che sono le condizioni di possibilità che ci preservano dal precipitare poi in situazioni maggiormente gravi. Uh-huh. E quindi direi che è un investimento non solo ideale, ma proprio pratico, di cui abbiamo veramente estremo bisogno. E a Trieste funziona, e non vedo perché non potrebbe funzionare altrove. Siamo un po' carenti da questo punto di vista noi nel nostro territorio, nel senso, sono stati fatti passi avanti, credo, negli anni. Siamo un po' carenti rispetto ad altre realtà, anche italiane, ad esempio Trieste, però ha una storia piuttosto lunga, magari. Trieste ha una storia, diciamo, che parte dagli anni 70. Sì. ed è peculiare di quella città. Non so dire se siamo carenti, sicuramente esistono diverse realtà che non sono forse coordinate, non sono a tutti visibili, non sono tutte strutturate, non sono tutte informate degli stessi principi. Mm-hmm. E quindi quello che noi auspichiamo, credo, insomma, Sergio sarà sicuramente d'accordo, è quello di riflettere maggiormente su questi temi per arrivare a delineare delle situazioni, appunto, più visibili e più riconoscibili sul territorio. Per cui sicuramente si fa anche a livello istituzionale, i servizi sociali lavorano,
Però questo è qualcosa che può essere sicuramente sviluppato ancora. Certo. Vorrei aggiungere una Prego, cosa prego. rispetto a quello che chiedevi tu, Sì. Massimo. Non ha a che fare solamente col territorio bolzanino, credo che abbia a che fare in generale con la cultura occidentale di cui facciamo parte, perché nella cultura che viviamo siamo sempre più portati verso l'individuazione, verso il singolo individuo, e questo poi si riflette anche su tutti i servizi di cura, di sostegno che ci sono Certo. per i cittadini. Quello che propone, lo psichiatra Peppe Dell'Acqua e altri servizi come quello di officina, come lo sportello ti ascolto di cui parleremo dopo, vanno proprio controcorrente rispetto a questo aspetto culturale, cioè un ritorno indietro, un ritorno alle origini, cercare nuovamente di fare comunità, di ricreare il tessuto sociale che avvicina i singoli individui e fa sì che possano essere rete, possano essere nuovamente comunità. Certo, questo almeno da quello che ho potuto anche leggere un po', questo cercare di non dimenticarsi alcune aree del territorio anche che possono venire in qualche maniera essere marginali e non avere la possibilità. Penso che Sergio con le cooperative, con il fatto di creare opportunità di potersi incontrare, semplicemente portare le proprie problematiche, ma proprio trovarsi. Penso sia questo anche un po' lo scopo di Sì, il questo lavoro che c'è. progetto microaree che nasce nel 99 con un progetto pilota che si chiamava Habitat Microaree, nasce proprio dalle relazioni, no? Quindi mette un po' al centro di tutto il significato delle relazioni, no? Che possono essere appunto lavorando sull'agio come anche su quello che viene definito il disagio, nel nostro caso il disagio mentale. E, da questo punto di vista noi abbiamo pensato insomma che questa potesse essere un'occasione in qualche modo per discutere, dialogare con il territorio da cui noi veniamo, che è la periferia di Bolzano, portando in città dei significati altri e che in qualche modo appunto mettono in discussione delle prerogative che ormai si sono, se vuoi, anche cristallizzate, no? Sul territorio. Questo, oltre a nascere un po' dal nostro essere appunto marginali, periferici e di confine, viene anche un po' dalla consapevolezza che credo nessuno di noi vuole negare, che il territorio bolzanino in particolare, ma in generale della provincia autonoma di Bolzano, sia abbastanza introflesso, insomma, no? Non prenda con curiosità quello che viene da fuori, Anzi, no? diventa quasi forse un po' spaventato da queste novità un po' nuove, effettivamente cose a cui non si è molto abituati. Assolutamente sì, questo è fisiologico, Sì. chiaramente, fino a quando appunto non sconfina in qualche modo anche nella patologia Certo, sociale, no? Nel certo, certo. senso che noi ci accorgiamo appunto che con determinate sperimentazioni che magari da altre parti ormai sono piuttosto affermate, ormai più in via sperimentale, come può essere appunto quello delle microaree, qui sono viste con sospetto, comunque andrebbero a intaccare tutta una serie di equilibri, che si sono, ripeto, cristallizzati nel tempo. Certo. Quindi da qui nasce un po' la volontà, appunto, insieme a Gabriele e a Morena, di provare a rimettere in discussione alcune cose. Poi noi, voglio dire, siamo piccoli, quindi non possiamo neanche permetterci di entrare all'interno del dibattito pubblico in maniera così forte e strategica come altri. Però forse appunto l'essere un po' ai margini di un dibattito più ampio può dare anche vita tante volte a delle sperimentazioni interessanti, Può come essere quella può stimolante. essere stimolante appunto la sperimentazione che noi stiamo provando a portare all'interno di una delle sedi di sviluppo di comunità che gestiamo in città, che è quella della rotonda al centro del rione Don Bosco, tra l'altro al centro di un lotto di case popolari, quindi con evidenti fenomeni, insomma, Un quartiere sensibile, particolari, un diciamo. quartiere sicuramente sensibile, come lo sono d'altra parte Sì. quelli delle microaree riconosciute dall'azienda sanitaria e sociale di Trieste. Con lo sportello, appunto, come dicevo, abbiamo voluto portare un servizio, tra l'altro in maniera insomma gratuita, al rione, e ci siamo accorti che insomma già questo comporta delle ritrosie da parte degli enti, insomma, che poi sarebbero quelli invece che dovrebbero, dal nostro punto di vista, sposare e sostenere questo tipo di sperimentazioni, che
ripeto, da altre parti sono ormai piuttosto affermate. Ma credo, non so, adesso dalla mia esperienza, credo sia fisiologico che quando si portano delle novità che vanno comunque a colpire un territorio molto vasto, ci vuole un po' di tempo perché entri nel chi può eventualmente cambiare effettivamente le cose, di sedimentazione, quindi comunque di stimolazione del territorio, delle persone che devono comunque poter e voler cambiare, ha bisogno di un po' di tempo. Questa, nel senso, però bisogna iniziare da qualche parte, in qualche maniera. Questo è assolutamente condivisibile. Dall'altra parte, ripeto, non voglio sempre fare non voglio, ecco, apparire troppo critico, però io credo che sia evidente a chi non abbia una falsa coscienza rispetto a questo, che in questa città, rispetto a determinati temi, vige un po' una cultura del sospetto costante. Per cui, appunto, è veramente, veramente difficile. Posso interrompere un secondo? Certo. Secondo me, siccome vivo già da sempre a Bolzano, per me è un po' culturale il confine, no? Tra italiani e tedeschi. Adesso sono passato in via Peraton prima di Natale e proprio mi sembrava di stare nel Bronx, tutti neri e basta. E i 113 che giravano un po' così, non so se fermarmi o andare avanti, no? Cioè, sono passato lì verso le 7 di sera, no? Non c'era ancora il mercatino, però dopo è tutto un'altra cosa. Quando c'è il mercatino, sono passato, è proprio turisti. Beh, ma anche da questo aspetto qui è cambiato. Ma anche architettonicamente parlando, Bolzano è molto più un'altra città come Monaco, Milano, che sono solo cemento e asfalto, no? È un'opinione mia. Posso dire una cosa sulla diffidenza? Quando io ho visitato l'anno scorso con un paio di classi della scuola Hannah Arendt, nella quale lavoro, scuola per professioni sociali, sono stato a Murgia, cioè quindi in territorio triestino, e abbiamo visitato una microarea. Forse sarebbe anche interessante dirlo cos'è una microarea, perché la parola secondo me spaventa, ma è molto microarea significa una unità territoriale, cioè un pezzo di città, ecco, diciamolo proprio in modo, un pezzo di città. Non è un rione, scusami. No, può essere anche una porzione di un rione. Okay. No, diciamo che quelli che forse possono essere avvicinati a rione sono i distretti. Okay. Le microarie sono ancora più ristrette e più, come dire, localizzato, sì, no? Cioè qui a Bolzano la microarea è il lavoro che state facendo su Don Bosco, ad esempio. Esattamente, quando sono entrato quartiere, una volta si chiamavano quartieri, sì, ma più piccolo ancora. Ma interessante una porzione di territorio, interessante capire come nasce, no? Allora, questi operatori volontari cosa fanno? Individuano un luogo all'interno di questa area, che può essere letteralmente tre stanze e una cucina, e lo aprono. Questo concetto iniziale di apertura è un posto in cui tu puoi entrare, puoi essere dire: ma cosa state facendo qui? Cosa c'è? Chi c'è? Un nuovo inquilino? No, guardi, non siamo nuovi inquilini, noi vogliamo conoscere un po' chi abita in questo quartiere e sentire se è possibile organizzare delle cose. Ma cose di che tipo? Ah, nulla, anche mangiare la pasta asciutta insieme. Cioè, veramente. Allora, cosa significa? Che magari si entra dentro questa microarea e si comincia a fare un lavoro di monitoraggio di quello che è presente lì, in quella zona. Magari ci sta la signora Cesira che ha lavorato per 20 anni in un ristorante, adesso non fa più niente, però gli piacerebbe riprendere perché faceva delle polpette meravigliose. Anche a me piacciono le polpette. Io ho sul balcone del rosmarino, si potrebbe usare. Benissimo, porta il rosmarino. Questo è una banalizzazione, ma quando tu hai fai una ricognizione sul territorio, vedi quello che si può mettere insieme, mettere in comune, cominci a lavorare e allora poi gli si scopre magari che c'è il signore del terzo piano che non esce più di casa, si va a bussare, gli si va a chiedere: ma perché lei non esce più di casa? Perché sa, ormai sono solo. Ma no, guardi, venga giù. La storia del pianista. Sì, no, un po' sulla falsa riga del film, sì, esatto. Esattamente questo.
E quindi si vanno poi a mettere in relazione, a compensare pieni e vuoti, in modo che si riaffaccino delle relazioni. Io quando sono andato giù, appunto, ho visto che lì da lì passavano di tutti, e saluta quello, e porta il pane, e ti vengo a trovare alle tre, ci si trova per il tè, chi viene al cinema stasera, ecco, tutta roba che in una società atomizzata, in una società in cui le relazioni sono state prosciugate da un modello di vita che non le prevede più, oppure che adotta altri congegni di socializzazione, questa è letteralmente un po' la scoperta dell'acqua calda, però è un'acqua tiepida, cioè un'acqua, un bagno che fa piacere, è rigeneratore. E poi magari appunto passa il medico che ti misura la pressione. Ma ci sei stato dal dentista? No, ma guarda, vacci dal dentista perché è meglio. Ecco, a volte c'è gente semplicemente che non viene stimolata a fare le cose più semplici, e non facendo una cosa semplice oggi, non facendola domani, poi arriviamo a una degenerazione evidente. E invece in questo modo si riesce a fare letteralmente prevenzione e a mettere in circolo quella che banalmente si chiama umanità. Certo, a me colpisce molto perché comunque è rivoluzionario un po', no? Perché effettivamente cambia un po' le sorti di quella che è la concezione di usufruire di un servizio. Cioè, ad esempio, arrivare, come hai detto, in una situazione che noi parliamo molto di stigma, quindi anche questo combattere questo pregiudizio che c'è in una maniera molto semplice, molto naturale. Cioè, è una 4 stanze aperte, porta aperta, vieni. Vieni, che state facendo? Un po', questo è il concetto che mi piace molto e che effettivamente va contro quello che è la logica a cui siamo abituati. Io lavoro da 30 anni in una struttura psichiatrica, capisco che ci sono i muri. Venire qui in radio per noi è un'esperienza bellissima, per noi operatori, e dico poi anche per gli ospiti che abbiamo, perché usciamo fuori dai muri. Vabbè, chiaro. Usciamo fuori alla porta, lì è aperta, potrebbe venire chi dentro, noi abbiamo l'accoglienza, qualcuno di fuori che arriva, quindi ti ha detto siediti, che state facendo qui? Un po' quello che hai detto tu, no? Mm-hmm. Ed è questa la cosa sotto che è rivoluzionaria. E questo era quello che si immaginava alla fine Basaglia quando ha cominciato a buttare giù il manicomio. Mm-hmm. E poi, come dire, non bisogna nemmeno arrivare al contesto psichiatrico, cioè no, certo. il mondo del disagio è molto sfrangiato, no? Certo. Si parla di difficoltà esistenziale, si parla cose che toccano tutti prima o poi, questo è anche poi il concetto, cioè cose che toccano tutti, non è certo. Che c'è la sfera degli emarginati e i sani che si occupano degli emarginati, no, qui si tratta proprio di capire che siamo tutti nella stessa barca e ci conviene remare tutti insieme se vogliamo arrivare da qualche parte. Anche questo concetto che c'è sotto del stare insieme, fare insieme in qualche maniera, no? Ritrovarsi per fare insieme cose anche banali, semplici, ma esserci, stare lì ed esserci. Quindi la Cesira che cucina, che viene a fare le polpette lì, cioè bellissima la cosa, no? Anzi, quindi, se qualcuno di voi stasera. Fantastico. Noi stasera festeggiamo i 10 anni della nostra casa, se volete. Stasera ci facciamo servire. Che dici, serviamo un pezzo musicale? Vai. Eccoci qui di nuovo in diretta, radio ascoltatori di Interferenze Radio, su di Radio Tandem. Abbiamo qui i nostri ospiti, Sergio Previte, Gabriele Di Luca e la dottoressa Morena Lentini. Parlavamo appunto di questo libro qua, ma del concetto che c'è un po' dietro a questo libro e a questa, in qualche maniera, visione un po' rivoluzionaria di ritrovarsi in spazi comuni e in spazi accessibili un po' alle persone che magari non sono così abituate, o c'è un po', si parlava di questa diffidenza, si parlava di questa, in qualche maniera, no, paura di incontrarsi, forse anche perché non c'è l'opportunità di farlo, perché non lo so quali sono, ce ne sono tanti, credo, motivi rispetto a questo, di questa diffidenza. Cooperative, associazioni che lavorano anche rispetto a questo, quindi cercare di integrare in qualche maniera, di avvicinarsi alle persone. Sì, molto banalmente noi abbiamo preso un po' la palla al balzo appunto di questa occasione, un po' riprendendo il significato di ottimizzazione che è alla base di quell'esperimento lì, quindi non razionalizzazione, perché attenzione, bisogna essere attenti poi all'uso delle parole, perché spesso razionalizzazione per quanto riguarda i servizi sociali, sociosanitari, vuol dire spesso tagli, parliamoci chiaro, no? Qui si parla di ottimizzazione, quindi mettere insieme le risorse di un territorio, le relazioni, con le relazioni al centro fra associazioni, cooperative, privati, enti del pubblico e del privato sociale,
che in qualche modo appunto intercettino e, come diceva Gabriele, monitorino quelle che sono le esigenze e i bisogni del territorio. Con questo, con questa idea, insomma, ci è venuto spontaneo intercettare in qualche modo anche lo sportello Ti Ascolto di Bolzano, che lascerei illustrare insomma alla dottoressa Lentini. Lo sportello Ti Ascolto è uno sportello di ascolto, per l'appunto, di sostegno psicologico, di counseling e di psicoterapia. E nasce dall'idea di mettere assieme, di creare comunità, perché non abbiamo un tariffario prestabilito. Siamo aperti rispetto a quello che le persone possono permettersi di investire rispetto alla propria, al proprio miglioramento, al proprio benessere psicofisico. Quello che contraddistingue lo sportello è che chi paga di più, cioè chi si può permettere di investire di più in un percorso di questo tipo, dà la possibilità al servizio di sostenersi, uh-huh, e quindi a chi ha possibilità economiche inferiori di poter comunque accedere allo stesso servizio. Uh-huh. Questo proprio perché, come dicevamo prima, proprio per cercare di creare il tessuto sociale. Chiaramente le persone che si rivolgono a noi tra di loro non si conoscono, perché c'è tutto la privacy, certo, riservo dietro, ma il senso di comunità, di stare assieme, di far qualcosa che faccia bene a me, perché mi prendo cura di me con un professionista, ma anche alla comunità in cui vivo, ha un valore molto, molto profondo, molto sentito. Certo, certo, certo. E quindi questa collaborazione nasce in qualche maniera perché si sente l'esigenza effettivamente di questo. Si sente l'esigenza, e in qualche maniera ce lo dicono le persone, no? Questo monitoraggio in qualche maniera che viene in qualche maniera fatto, carpisce questa esigenza sul territorio delle persone proprio. L'esigenza c'è, e tanta, e in un contesto cittadino come quello in cui viviamo a Bolzano ci sono due fasce di servizi, c'è il servizio pubblico e c'è il servizio privato. Le tariffe del servizio privato qui sono molto alte, perché corrispondono con i prezzi della città, sì, in sostanza. Mm-hmm. E invece i servizi sanitari, del servizio sanitario, sono gratuiti, ma hanno tempistiche di lavoro o comunque sono carichi di richieste, per cui fanno più fatica ad offrire un certo tipo di servizio. Mm-hmm. Perciò cosa succede? Che nelle situazioni molto disagiate, molto importanti, chiaramente il servizio sociale si attiva ed è presente. In quelle situazioni che sono un po' la via di mezzo, per cui non stiamo parlando di tossicodipendenza, non stiamo parlando di malattia mentale importante, sì, ma stiamo parlando di disagio che quotidianamente tutti noi viviamo, sì, in queste situazioni è più difficile quindi che il cittadino si rivolga o all'uno o all'altro. Okay. Perché è equilibrio ed è quella via di mezzo. Certo. E con questa idea il nostro lo sportello Ti Ascolto vuole un po' andare a colmare questo vuoto, questo buco. Quindi da noi arrivano studenti universitari che non hanno un grande reddito o che magari sono mantenuti dalla famiglia, arrivano anche invece donne e uomini di una certa età con un lavoro solido alle spalle. Abbiamo una varietà di utenti che si rivolgono a noi. E i motivi sono più vari, chiaramente, sempre in linea di risolvere quelle questioni quotidiane, apparentemente banali, sì, che però gravano tanto sull'individuo, sulla gestione della vita quotidiana. Certo, ma penso che con questa formula qua sia anche un po' meno impattante per la persona che ha bisogno di un consiglio professionale, di essere un po' in qualche maniera inquadrato la sua problematica, cioè è arrivare a un servizio dove si ha un po' meno paura di andarci, perché penso che le persone che abbiano delle problematiche psicologiche, psichiatriche, così, sono diffidenti nel poi andare a chiedere aiuto, perché hanno paura allo stigma e quant'altro. Sì. Quindi forse questo favorisce un po' questo aspetto. Il pregiudizio verso lo psicologo c'è tuttora, è inutile raccontarsela diversamente. Questo aiuta, in particolare il fatto che noi abbiamo il primo colloquio gratuito, diventa una grande opportunità, perché le persone vengono la prima volta a vedere chi sei, a vedere cosa fai, come lavori, come mai questo servizio è qui e come funziona. E questo è molto
importante, dal primo colloquio, quindi dal primo contatto, tante volte anche telefonicamente, quindi dall'impressione che dai al telefono alla persona che si rivolge a te, magari in preda ad una crisi o in preda ad un'esigenza, quello fa molto, perché come in linea con quello che stavamo dicendo prima e quello che noi sappiamo anche dalle varie ricerche psicologiche, insomma, quello che cura è la relazione, il vero fondamento di ogni attività psicoterapeutica è la relazione. Anzi, quando dici questo mi viene in mente la grande scritta che c'è all'ospedale San Giovanni di Trieste, famosissima, la libertà è terapeutica, e riadattando questo motto possiamo dire la comunità è terapeutica. Assolutamente. La comunità è terapeutica. Certo. E questo è uno slogan assolutamente non banale, insomma apre autostrade sia di senso che di cose da fare. Certo, ma noi vediamo anche nella nostra pratica lavorativa il rapporto fra pari, la condivisione che c'è con le persone che hanno in qualche maniera delle problematiche che possono essere simili tra di loro, c'è un incontro veramente fantastico, naturale e terapeutico, è proprio terapeutico, c'è questo, proprio lo stare insieme fra pari è assolutamente significativo. Quindi la struttura di per sé serve come contenitore, ma poi da lì bisogna uscire. Sì, noi abbiamo intercettato il progetto Microare ormai 4-5 anni fa all'interno della rete delle casse di quartiere di Torino-Milano, quindi all'interno di un contenitore che apparentemente non avrebbe niente a che vedere con appunto la sanità. Ecco. Invece, come diceva Gabriele, come sottolineava anche Moreno, ormai c'è questo sfrangiamento, no? Per cui appunto... Secondo, dal nostro punto di vista, è solo la comunità che può curare. Da questo un po' il titolo della serata che faremo appunto venerdì 17 a partire alle 18 in sala di rappresentanza del comune con la dottoressa Maria Grazia Cogliatti, Peppe Dall'Acqua, Morena e Gabriele. Perché ce n'è bisogno e noi che lavoriamo appunto a stretto contatto con un territorio che ha delle fragilità ci rendiamo conto che l'espressione di questa fragilità non ha come contraltare una risposta sempre adeguata da parte dei servizi del territorio, ma non è una colpevolizzazione, il nostro non è chiaramente puntare un dito contro qualcuno, è semplicemente porre al centro del tavolo, insomma, una problematica che c'è. Certo, e dare penso anche una prospettiva di visione diversa, quindi anche fornire l'opportunità di far riflettere le persone e quindi poter dare anche significativamente delle realtà che già funzionano, anche perché si arriva un po' da questo progetto che è già stato ampliato e che funziona in altre realtà, quindi trasportarlo nella nostra realtà. Sì, trasportarlo appunto può essere complicato, nel senso che ci sono già stati dei tentativi altrove che non hanno avuto gli stessi frutti, probabilmente appunto perché cercavano in qualche modo di imitare, no? Può essere sicuramente d'esempio per cercare di declinarlo su un territorio del tutto particolare, come dicevamo anche prima, che è come quello della città di Bolzano e della provincia. Quindi io pensavo se ne volgeranno anche, o potrebbero rivolgersi a voi, le persone che sono sempre di più, che sono sole, di solitudine, che soffrono di solitudine, anziane, ma anche giovani ogni tanto, no? Penso. Sì, i progetti di sviluppo di comunità che noi gestiamo nelle periferie di Bolzano intercettano già questo tipo di persone, insomma questo tipo di target qui. Chiaramente noi lo facciamo in un'ottica di promozione dell'agio, però ripeto, anche qui la situazione è molto sfrangiata, nel senso che il rischio è sempre dietro l'angolo. Spesso noi ci accorgiamo anche rispetto banalmente più che al target anziano a quello giovanile, i ragazzi che si trovano in giro per il quartiere non sono intercettati dai centri giovani, non sono intercettati spesso dalla scuola che anzi tende a respingerli, non sono intercettati da tutta una serie di servizi del territorio e quindi vivono lo spazio pubblico
che è un po' appunto la scusa da cui nasce questo percorso, al cui interno facciamo questa presentazione del libro e del documentario, in maniera, se vuoi, non conforme, o comunque inedita anche per una città come Bolzano, sì, che ha le sue peculiarità. Uh-huh. E da questo punto di vista, noi che veniamo da una storia come Officine Vispa oggi, ma prendendo un po' le redini del lavoro dell'associazione della Vispa Teresa, dal lavoro giovanile ormai più che ventennale, quindi forse abbiamo anche più occhio per osservare, certo, e capire determinati movimenti. Certo, certo. Penso che nasca anche la necessità in qualche maniera di fare rete, di in qualche maniera cercare di mettere insieme un po' quello che sono le risorse del territorio, come dicevi effettivamente tu, quello che già esiste, ma in qualche maniera svilupparlo un po' con un concetto un po' diverso. Credo, mi sembra di aver capito un po' così. Sì, un'altra delle... anche qui mi tocca di nuovo fare il criticone, però ci sta. Nel senso che mi accorgo un po', forse venendo anche da un'altra realtà, perché io non sono bolzanino di nascita, che le associazioni, cooperative, realtà, enti, ma faccio anche autocritica, nel senso anche noi siamo così in qualche modo, insomma, ci rispecchiamo anche in questa cosa qua, tendono a guardarsi molto l'ombelico, quindi a fare ognuna un micro settore, a specializzarsi territorialmente o appunto per tematica, senza guardarsi molto in giro, quando invece magari le soluzioni si potrebbero trovare, ripeto, ottimizzando le risorse che già ci sono, certo, sul territorio. E questo ovviamente, insomma, esula un po' anche dal nostro ruolo, nel senso che è più ai decisori politici e amministrativi prendere delle decisioni rispetto a questo e cercare di far sì che le realtà del territorio non siano più fini a se stesse. Uh-huh, uh-huh. Bene, attualmente tutto il discorso va sul moderno, no? Social. Tutto sul social, sì. Sì, le relazioni sociali. Beh, i social, le relazioni sociali, competenze sociali anche, no? Assolutamente. I social diventano utili nel momento in cui spengi il telefono e il computer e vai a vedere le famose polpette, sì, di prima. Esatto, vai, esatto. Sì, sì. Che sui social le polpette, purtroppo, nonostante la tecnologia faccia molti passi in avanti, ma io ancora non l'ho vista. La ricetta e basta, però non senti il profumo, non senti... Ma la ricetta non si... La ricetta non ti sfama. Bene, allora io vi ricorderei ancora questo appuntamento della presentazione del documentario libro il 17 nella sala di rappresentanza del Comune di Bolzano. In vicolo Gumer 7. Ok, orario? Scusa, forse 18, a partire dalle 18, perfetto, la città che cura. Perfetto. Allora, se penso che possiamo concludere così, vi ringraziamo molto della vostra presenza qui. Grazie a voi. Molto piacevole. A voi. E in bocca al lupo, noi... anche noi in qualche maniera lavoriamo rispetto a che si crei questa diciamo, mentalità qua, pur lavorando dentro in struttura, diciamo, che è confinata, però cerchiamo sempre di guardare all'esterno. E quindi si è preso un po' il concetto che ci porta ad essere qui in radio in questo momento, e sia un po' quello che fa tanto bene a noi, fa tanto bene alle persone che vengono da noi, quindi... L'obiettivo comune è quello di fare interferenza. Esatto, esatto, non solo in radio, anche fuori. Grazie a voi e grazie, buona continuazione. Grazie.